E allora rientriamo in diretta dopo un brano dei Blues Traveler con Alessandro Natali per avvicinarci alla fine del primo tempo di Campus Eur Vis-Sezze. Ciao Alessandro! Sì, siamo giunti al 41esimo minuto di gioco qui al Mario Tobia. Intanto gran tiro da parte di Cioè con la palla che termina lontano però dal palo alla sinistra di Sabino, lo stesso numero 8 in maglia rosso-blu ha provato un minuto fa sul calcio di punizione, palla che terminava però alta sulla traversa, non di molto, della porta di vetro da Sabino, che ora si appresta ad effettuare la rimessa dal fondo. Siamo giunti al 42esimo minuto di gioco, il rinvio del portiere di casa, stoppa di petto il numero 9 Oppi dell'Oria, poi termina a terra, si porta la palla fuori dal rettangolo di gioco, si riprende con una rimessa laterale in favore della formazione di mister Geminiani, che sta conducendo, ricordiamolo, per 2-0 nei confronti della Vizzette, le reti al 15esimo di Lecci e al 23esimo sul calcio di rigore di Corvesi, per un calcio di rigore per un fallo ai danni di Cotani. C'è il fischio da parte di Silvia Stavagna, calcio di punizione in favore del Campus Eur. Terra Morra, il giocatore del Campus Eur, che ha subito il fallo. Seguiamo questo calcio di punizione in favore della formazione di casa, poi daremo la linea allo studio. Ricordiamo il Campus Eur veniva da due sconfitte, quella interna con il Gaeta con il 3-2 e poi quella 4-0 contro l'Insieme Ausonia. Ricordiamo che la Juniores invece è l'Under 19 allenata da mister D'Anversa, che qui in tribuna ha ottenuto ieri in rimonta la terza vittoria su tre partite disputate, battendo per 5-1 il Stora al comando a punteggio pieno insieme alla Vigro per Conti. Intanto prova ad attaccare la Vizzette, a portarsi, a rendersi pericolosa. C'è il fischio della direttrice di gara, calcio di punizione in favore della formazione di Claudio Catanzani. Seguiamolo in diretta, non so se posso tenere la linea fino alla fine del primo tempo, se devo restituirla. No, puoi proseguire. Intanto, Alessandro, vai. Questo calcio piazzato in favore della Vizzette. Le indicazioni da parte del giovane portiere del Campus Eur ai compagni, classe 2001. Mettiamo il fischio di Silvia Stavagna, calcio di punizione battuto in questo momento, il colpo di testa allo allontanare da parte di Ciro Di Fiandra, che è andato nelle retrovie a dare manforte ai propri compagni. Rimane in attacco la formazione di Catanzani, sente il cross però poi ci ripensa il giocatore della Vizzette, il palla al centro per il gol del 2-1. Gol viene diretta. Annullato, era stato Loria a protestare, formato con l'assistente che è sotto la nostra postazione. Non è valido il gol della Vizzette, che avrebbe potuto riaprire la contesa per la compagine che l'anno scorso ha vinto il girone C di promozione, grazie soprattutto a quell'incredibile partita a cui io ho commentato al Football Campus a Via del Baiardo contro la Luis, all'epoca allenata da Roberto Rambaudi, con il gol di Bucciarelli al 96esimo minuto. Ancora la Vizzette in possesso palla, il lancio in profondità per Giannone, Giannone prova a mettere in mezzo, c'è il gol di Giannone, sicuramente non immune da colpe il giovanissimo portiere del Campus Eur. Su questo tiro cross di Giannone siamo sul 2-1, sempre in favore del Campus Eur. 45 minuti nel corso del primo tempo, credo si giocherà ancora per 40 minuti, 40 secondi ovviamente, qui al Mario Tobia. 2-1, cambia il risultato, questa volta è valido il gol della Vizzette, era stato annullato un paio di minuti prima quello di Loria, adesso è stato Giannone a segnare il gol che permette alla formazione di Fabio Catanzani di accorciare le distanze. Finisce qui il primo tempo, Campus Eur 2 Vizzette 1, 15esimo Necci porta in vantaggio i locali, al 23esimo rigore di Calveri per, no chiedo scusa, di Corvesi
per il 2-0 e al 45esimo la Vittetta accorsa le distanze con Giannone. È tutto per il momento, linea allo studio. Grazie Alessandro, torniamo in studio. Alla fine il gol, Fulvio, l'abbiamo preso, era stato annullato, abbiamo fatto bene a proseguire nel collegamento. A proposito di gol, ne sono arrivati tanti. Allora, cominciamo da Tarquinia, dove Lanzio ha accorciato le distanze, anche in questo caso come nella partita raccontataci da Alessandro. Corneto Anzio adesso è sul 2-1 al 38esimo, a riaprire la gara è stata l'autogol di Martesi. Torniamo in promozione, torniamo a Fiano Romano, sempre 1-0 contro il Cantalice, c'è arrivato il marcatore al 40esimo minuto, ha segnato Mirt. Nel girone C invece il Pian Due Torri adesso conduce 1-0 in casa dell'Indomita Pomezia. Nel girone D invece con lo stesso risultato il Colleferro sta battendo la Lodigiani. Sempre dal girone D di promozione abbiamo due gol, Deldico Torrenova Real Cassino Colosseo 1-0, la rete al 10° minuto, la firma di Proietti, uno dei tanti acquisti del Torrenova per questa stagione, che insieme al Morena, diciamo, vede da protagonista nel girone. Un Morena che ha perso la scorsa settimana, adesso è impegnato sul campo della Polisportiva Techiena. Al momento il risultato sembra essere sullo 0-0, perché non ci sono arrivate segnalazioni da questa partita. Mentre ci è arrivata la segnalazione da Torre Angela Fiorentino 0-1, il gol di Regoli. Benissimo. Allora, prima di andare di nuovo in pausa con un brano musicale, così da avere il tempo per fare un po' un riepilogo di tutti quanti i parziali alla fine dei primi tempi, una nota di servizio: ricordiamo che questa domenica c'è un'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Lazio, e ci dicono che qualche gara oggi pomeriggio potrebbe essere a rischio. Sta piovendo molto, ad esempio per quanto riguarda la promozione girone A e il match fra Gallese e Montefiascone. Bisogna vedere poi che fine fa il campo, come questa penso anche molte altre gare. E quindi ancora passiamo la palla a Massimo Morgante, un brano e poi torniamo con tutti quanti i finali di tempo. Sing
E allora torniamo in studio con gli ultimi gol che ci sono arrivati nel corso di questi primi tempi dal girone A. Partiamo dal girone A di eccellenza: Cinzia, Civitavecchia 0-1 al 45esimo, il gol di Selvaggio che al momento premia i nerazzurri. Con lo stesso punteggio lo Sporting Genzano sta vincendo ad Anzio sul campo del Falasca e Lavigno al 40esimo, il gol di Matteo. Ci spostiamo nel girone B, sempre d'eccellenza, sempre allo scadere al 45esimo minuto, Demo Fonti ha portato in vantaggio l'Atletico Lodigiani contro il Gaeta, risultato quindi fisso sullo 0-1. Il raddoppio del Cerveteri nel girone A di promozione al 38esimo, il gol di Teti. Cerveteri CSL Soccer 2-0. Nel girone B il pareggio del Guidonia 1-1 col 7 Bagni al 40esimo, il gol di Alberghini, mentre Grassi in questo momento portato in vantaggio lo Zena Monteceglio 1-0 sul campo dello Sporting Montesagro, quindi in questo momento prima vittoria, sarebbe la prima vittoria dello Zena. Andiamo, no, non ci sono altri aggiornamenti per ora, sono questi gol, gli ultimi gol arrivatici. Benissimo, prima di riprendere il giro dei collegamenti per i secondi tempi, cambiamo sport, facciamo un po' di cronaca della Pallovale. Questa mattina c'è stato l'esordio dell'Italia nei mondiali di rugby che si stanno disputando in Giappone, campo collegato questa mattina su Rai alle 7:15. Larga vittoria, come doveva essere da programma, dell'Italia sulla Namibia, match che si è chiuso con un risultato di 47-22 per gli azzurri, anche se dal campo di Osaka però non sono arrivate grandissime indicazioni. I nostri ragazzi hanno avuto più di una sbavatura che contano un avversario di ranking